dopo 2 settimane di fermo, dovuto anche a un periodo di malattia, difatti stavo già male quando andavo sull'ultimo monte che ho fatto, la Mariana, ecco che oggi andiamo sul Malvua di Cialto. Ecco lassù l'obiettivo e oggi sono accompagnato dalla figlia. Bene, speriamo sia una bella giornata. Il tempo non è male. Ci stiamo avvicinando al cambio versante. Oggi una giornata un po' fastidiosa. Ci sono gli elicotteri che stanno volando, stanno disturbando alquanto. Però la giornata si mantiene abbastanza bene, fresca. È il mio piccolo alpinista. La mia principessa qua. Vieni, vieni. Il tempo non è un granché. Sono un po' stanchino, si vede proprio che sono in convalescenza. Comunque stiamo per arrivare. Sono gli ultimi metri, il trattino un po' esposto. Monte là. La vista stupenda dell'ultimo tratto, col passo di Pramollo e il laghetto. Brava. Angela, foto, foto come prima. Sì. Non suona. E quella creta d'hype che ho fatto l'altro anno con l'amico Domenico. Passo Pramollo e via. Tutto discorrendo. Laggiù Pontebba. Bene, bene, una bellissima salita e una bellissima ascesa. Voltati di schiena, come ti ho detto io. Ed eccoci al bivio. E da qua andiamo verso il passo di Pramollo per la strada militare, facendo appunto l'anello con la partenza da Stompeden fino alla salita al Malweric, poi discesa dalla parte opposta e arrivo fino a Pramollo, lago Pramollo. Si arriva al primo passaggio che è il ponte, ma il ponte è un disastro. L'abbiamo attraversato, ma una alla volta e assicurati, perché se no non c'è da fidarsi. Questo qua invece è il proseguimento del sentiero. Siamo entrati nella prima galleria, che è così. Faccio un bel vedere. È roba. E poi si prosegue per di qua. E si esce. Interessantissima. Mentre Angela cerca la roccia blu, io mi inoltro nell'altra caverna che è in discesa. Muovite, struccolo! Ecco, anche qua c'è un bel vedere per modo di dire, buso. Angela, dai!
neanche qua se ne esce, non serve neanche la pila. È un sentiero divertente, a parte il ponte che non era per niente divertente, e poi si prosegue così. Ecco lungo il sentiero altre testimonianze belliche. Ecco un'interessante scritta che si trova lungo il sentiero che porta al passo di Pramoglio. Ed eccoci arrivati a Rio Vincere. La giornata si è fatta bellissima. Qua come vedete si va al Madrizia al cavallo per la ferrata Contina, Sela della Prirola, dall'altra parte è il Malwerich che abbiamo fatto. Eccolo. È veramente un bellissimo posto questo. Bene, siamo arrivati. Il giro è finito. Siamo scesi giù per la strada statale, la provinciale anzi. E un ottimo giro, grazie a tutti e alle prossime avventure, ai prossimi video. Ciao ciao, ciao a tutti gli alpinisti!